possibile per poter realizzare un'attività laboratoriale. Possibilità di presentare idee. Aperto, accessibile e trasparente sarà il modo di lavorare dell'assessorato alle politiche giovanili retto da Alessandra Chemente, che ieri a Napoli ha illustrato alla stampa il progetto I Giovani, il Presente. Il neo assessore incontrerà a partire dal lunedì 4 marzo le associazioni giovanili delle 10 municipalità del Comune di Napoli per cominciare così un'indagine conoscitiva finalizzata alla realizzazione di progetti nel settore delle politiche giovanili. L'obiettivo è quello di spalleggiare quei progetti realizzati dai giovani nell'ambito della legalità, dell'impegno civile, dell'educazione, della cultura e dello sport, diffondendo le condizioni materiali necessarie affinché il talento dei giovani napoletani possa esplodere in città. L'iniziativa, che può contare su un budget di circa 200.000 euro, è rivolta sia a singoli soggetti che ad associazioni giovanili con un'età compresa tra i 18 e i 35 anni. Vorrei ringraziare l'assessore Clemente, che ha cominciato in uno dei momenti più difficili della vita politica e amministrativa della città, un grande entusiasmo e, devo dire, per l'età giovane che ha, anche una grandissima competenza. Oggi ha cominciato a presentare pubblicamente una serie di cose che sta facendo. È molto bello che nella città che ha il più alto numero di giovani d'Europa ci sia un assessore ai giovani così giovane, alla creatività. Noi siamo convinti che la creatività è un motore anche per l'economia e per il lavoro. Sono progetti concreti, finanziamenti, la possibilità anche quindi di ottenere opportunità di guadagno per i più giovani e uno stimolo alla partecipazione, un bel segnale da parte di una città che punta sui giovani. 13, altro allegato all'avviso